Allora, buon pomeriggio a tutti. Se date, io vi rubo solo due minuti. Sono Stefano Simonetta, sono onorato di avere il compito di introdurre questo pomeriggio. In realtà in maniera assolutamente immeritevole, ho semplicemente contribuito a favorire i contatti che hanno portato, insieme ad alcuni colleghi che avevo il piacere di conoscere già, che hanno portato a questa giornata e soprattutto a questa firma, della quale siamo particolarmente soddisfatti. Insomma, è un rapporto che l'università aveva, ma aveva in maniera informale, in maniera non così continua, la presenza di un istituto prestigioso come l'Istituto Parri non poteva non portare ad un rapporto strutturato con l'Ateneo. Da oggi l'abbiamo, questo mi sembra una cosa di grande soddisfazione per tutti noi. Va da sé che la giornata non particolarmente felice dal punto di vista climatico, ma per quanto riguarda il calendario, la giornata è stata scelta sulla base del valore simbolico, diciamo, di questi giorni, fra il 25 aprile e il 1 di maggio. Questa è anche, oltre che un'occasione ufficiale per questa firma, è anche la prima di una serie di iniziative che l'Istituto e il nostro Ateneo svolgeranno insieme, che culmineranno in un primo momento particolarmente importante l'anno prossimo in un grande convegno per il 70° della Liberazione che si terrà presso la nostra Aula Magna in questo Ateneo e che in qualche modo farà anche da punto di unione fra le celebrazioni del nostro 90° e l'inizio di Expo 2015, che ovviamente è particolarmente importante per Unimi oltre che per la città. È tutto, vi ringrazio di essere qui, ovviamente nonostante le difficoltà, nonostante la giornata anche quasi festiva, prefestiva, lascio la parola al professor Vago, al nostro rettore, e poi al professor Omida, prima o poi di arrivare alla parola momento formale della firma di questo protocollo d'intesa. Grazie Stefano, grazie. Non è vero che ha fatto poco, ha fatto tantissimo in realtà. Direi che il merito di questa occasione proprio va a lui e va a coloro che hanno lavorato per parte dell'Istituto, e che ringrazio per questa, che per noi è veramente un'occasione. Io non avevo una conoscenza così approfondita dell'Istituto, ho imparato a conoscerlo in questi mesi e insomma ci è sembrato che potesse avere un senso per noi e per l'Istituto formalizzare questo rapporto. Il senso è legato a mille cose, una su tutte forse perché condividiamo con alcuni un'idea di università che non corrisponde solo alla funzione formativa, professionalizzante, che pure è fondamentale, e su questo non vorrei essere davvero equivocato, ma che accompagna e che vorrebbe accompagnare a questa anche un'idea di funzione formativa, educativa, di sistema di valori, mi verrebbe da dire, di sistema di valori civici, che credo siano ben rappresentati da quanto l'Istituto ha fatto e dal significato che ha l'Istituto Parri. Quindi in realtà sono io che ringrazio tutti voi, non ho fatto molto se non aderire con un entusiasmo personale, questo mi sento di dirlo per come vedo io il mondo, a questa proposta. Non penso ci sia molto da aggiungere, non voglio contestualizzarla, sono molto felice dell'occasione che ci sarà nel 15 l'anno prossimo e che è stata citata adesso, la vorrei anche un po', vorrei che fosse celebrata anche in maniera un po' indipendente da Expo, non voglio essere anche qui frainteso, ma insomma credo che sia un'iniziativa che ha un valore in sé, poi naturalmente meglio se collocata in prossimità di questo evento, ma tenderei a sottolinearne il contenuto indipendentemente dall'evento dell'esposizione universale. Non ho molto altro da aggiungere perché poi non mi piace
piace togliere tempo a Valerio, che ringrazio davvero, e questo sì di cuore, per essere qui, per aver accettato questa nostra proposta di legarsi alla sua università e per aver accettato anche un compito ingrato di cui non si è ancora reso conto, perché l'abbiamo coinvolto in una vicenda che ha a che fare con i nostri studenti. E infine, ecco, mi sentivo di chiudere proprio evocando questo tema, che è il tema degli studenti nostri, il tema che forse giustifica l'esistenza dell'università, e cioè la capacità appunto di trasmettere conoscenze, di trasmettere idee, di trasmettere dubbi, insomma, di formare delle persone e non solo dei professionisti. Tutto qua, grazie Valerio, io ti passerei la parola, e ancora grazie a tutti voi, e ascoltiamo la tua lezione.